Anticipazione Uomini e Donne, registrazione Tronover, 12 ottobre 2018. Rocco non crede a Gemma. I senior sono ritornati presso il salottino di Maria per una nuova e imperdibile registrazione del Tronover, tenutasi in data venerdì 12 ottobre 2018. Cos'è successo? Maria annuncia l'ingresso di ben due coppie reduci da Temptation Island VIP, e ovvero Giordano e Niloufar, e gli esposito, ovvero Fabio e Marcella. Tra questi ultimi procede a gonfie vele. Stanno per sposarsi e lei, commossa, afferma che lui è l'uomo della sua vita. C'è grande sintonia. La riempie di attenzioni e i figli di lui vorrebbero tanto un fratellino o sorellina. Giordano e Niloufar invece hanno affermato che l'esperienza vissuta separatamente nei due villaggi sardi è servita a rafforzare la loro unione ancora di più. Gianni però vede solo Mazzocchi innamorato e accusa l'ex tronista di aver fatto una scelta puramente televisiva. Entra Nicolò e scoppia la polemica. Laddati viene accusata di aver flirtato con lui. Non avrebbe dovuto farlo, dato l'interesse mai spento dell'ex corteggiatore per lei. La bella napoletana però si è subito difesa, affermando che se solo l'avesse saputo, non gli avrebbe nemmeno parlato. Passiamo ai senior. Gemma e Rocco, dopo una bellissima esterna a suon di baci, non si sono più visti. Lui crede di non essere il tipo giusto per lei, perché è umile e non benestante. La Galgani si infuria e nasce un battibecco che li porta a chiudere la frequentazione. Si passa a Gianluca, che in settimana è uscito con Valentina. Roberta ha qualcosa da ridire, ma poi, a causa di un intervento di Denise, che la punzecchia su Sebastiano, lascia lo studio furibonda. David è uscito con Monica, ma non l'ha capito, in quanto l'ha vista più concentrata a parlare male delle altre che di ciò che poteva essere tra loro. Scopriamo che tra il cavaliere e Pamela persistono le incomprensioni, ma l'interesse non è ancora sfumato. La bella dama, inoltre, ha parlato di un evento speciale legato alla sua vita. Niloufar, accusata di essersi avvicinata troppo a Nicolò e di non essere innamorata di Giordano. I diretti interessati rispondono. Maria comincia la registrazione in maniera molto speciale, con i protagonisti di Temptation Island VIP, quelli cioè che non hanno preso parte alla passata puntata. Entrano dunque Niloufar e Giordano. I due sono felici, mano nella mano. Maria li fa sedere al centro dopo aver mandato in onda un filmato pronto a riassumere il loro percorso. Al termine di esso, i due affermano di stare benissimo insieme, che l'esperienza che hanno vissuto è servita a rafforzare il loro rapporto. Gianni però fa notare a Niloufar che non avrebbe dovuto mancare di rispetto al suo fidanzato, avvicinandosi a Nicolò, e aggiunge di essere molto scettico riguardo ai sentimenti che prova per Mazzocchi. La definisce teatrale nei modi. Ha esagerato, la reputa finta. Niloufar scoppia a piangere e dice di non voler più parlare con l'opinionista. Afferma di stare benissimo con Mazzocchi, di essere contenta del rapporto che si è venuto a creare con i suoi amici e parenti. Gianni, a questo punto, specifica di credere solo nell'amore che Giordano prova per lei e non viceversa. Il ragazzo si alza e bacia la sua amata, dicendole di stare tranquilla in quanto è lui che deve valutare, non gli altri. In seguito afferma di voler chiarire alcune cose con Nicolò Ferrari, che ha di recente parlato male di lui. L'hanno incontrato a Milano e si era mostrato calmo e tranquillo. Da pochi giorni però sta facendo il leone da tastiera. Maria chiama il corteggiatore e Mazzocchi gli chiede di ripetere ciò che ha detto di lui. Nicolò prova a giustificarsi, ma non viene creduto.
In seguito riparla di Stefano, ma Mazzocchi lo invita a smetterla. In fondo è un capitolo chiuso e non è una questione che lo riguarda, dato che la scelta della Dati è avvenuta un po' di tempo fa. Inoltre non è più un suo corteggiatore. Per molti Niloufar non avrebbe dovuto avvicinarsi a lui e le spiega che quando l'ha incrociato nel villaggio gli è risultato del tutto naturale chiedergli se provasse imbarazzo ad averla lì e se il sentimento si fosse ormai affievolito. Lui le ha fatto capire di stare meglio e che addirittura in estate è riuscito a conoscere e a frequentare nuove ragazze e anche un'ex corteggiatrice del programma, Marta Pasqualato. Niloufar pertanto fa capire che se avesse saputo che lui provasse ancora qualcosa non si sarebbe mai avvicinata e aggiunge di averlo scoperto solo rivedendo le puntate. Poi puntualizza che con Stefano è finita a febbraio e che poi la sua scelta è ricaduta su Giordano. Ma Sperti non ci sta e dice che ha terminato il suo percorso con Mazzocchi solo per far piacere al pubblico e che non è veramente innamorata del suo fidanzato. La Dati però gli fa notare che stanno insieme da ben 6 mesi e che il sentimento c'è. Maria interviene e dice che Nicolò si è comportato bene e in maniera rispettosa. Niloufar aggiunge poi che sulla rivista Uomini e Donne Magazine ha rilasciato delle dichiarazioni poco carine su di lei, nonostante al villaggio le sembrasse tutto tranquillo tra loro. Lui le fa notare che non è vero che hanno parlato solo 2 volte e lei dice che in effetti è successo altre volte, ma sempre in presenza di altre persone. Ferrari ribatte rivelando che spesso è stata lei a cercarlo, ma l'ex tronista invita a rivedere i filmati, dato che si è confidata più con Giorgio Alfieri che con lui. Nicolò non trova giusto che Giordano le imponga di non parlargli, ma lei è pronta a rispettare ciò che le chiede. Maria alla fine domanda ai 2 rivali di stringersi la mano in segno di pace e loro lo fanno. Fiori d'arancio per Fabio e Marcella Esposito. Dopo Niloufar e Giordano è la volta di altri 2 ospiti molto speciali, e ovvero Fabio e Marcella. I 2 stanno insieme e sono felicissimi e innamorati. Lui le ha regalato un bellissimo anello per chiederle di diventare sua moglie. Lei, emozionata, ha affermato che nonostante i passati fallimenti e problemi, il loro rapporto procede a gonfie vele. Marcella spiega come è nata la crisi. Dice di aver lasciato il suo lavoro per lui. Lavorando insieme, non hanno avuto più tempo per viversi come coppia. Dopo Temptation Island sono stati svariati giorni in vacanza e questo li ha aiutati a avvicinarsi ancora di più. Il figlio di 10 anni di lui voleva tanto che il papà tornasse a casa con Marcella e scopriamo che i suoi bambini gli chiedono continuamente un fratellino o una sorellina. Lei, commossa, parla benissimo di Fabio. Non le dà mancanze, ma solo tante attenzioni. Rocco e Gemma chiudono. Si parte con la registrazione del turnover. Vengono posizionate 2 mummie al centro, una spagnola e una francese. Si passa ad un'esterna di Gemma e Rocco. I 2 si baciano tanto. Dopo l'incontro la Galgani risponde ad alcune domande della redazione e ammette che sta procedendo benissimo con il cavaliere. La Cipollari, dopo aver visto gli innumerevoli baci che si sono scambiati, guarda entrambi disgustata. Al termine del filmato entra la torinese, che racconta che adesso tutto è cambiato. Dopo quell'incontro, lei e Rocco non si sono più visti, nonostante lui avesse detto di esserne intenzionato. Lei aveva un'ultima domenica libera prima di ricominciare a lavorare a teatro, anche nel fine settimana, a tempo pieno, ma a quanto sembra lui ha preferito non vederla. Maria spiega a Gemma
che Rocco ha la sensazione di non piacerle, in quanto non è ricco, non proviene da un'estrazione sociale alta. Lui è una persona umile, forse ciò che la piemontese non cerca? Gemma è spiazzata. Rocco entra e lei comincia ad elencare tutte le cose che non le piacciono di lui. A quel punto Gianni interviene e dice che quando le donne iniziano a far così, significa che l'amore è svanito. Clamorosamente i due chiudono la frequentazione. Maria sta per presentare un'altra coppia, quando d'improvviso si riparla ancora di loro. La De Filippi poi fa accomodare il cavaliere al centro, spiegando che ben 5 signore sono venute a conoscerlo. Le nuove dame iniziano a parlare di Gemma e lei nervosa le zittisce. Rocco afferma di essere ancora interessato alla torinese. Alla fine le congeda per una questione di pelle. Angela delude Raffaele. David congeda Monica. Si passa a Raffaele e Angela e scopriamo che lei è andata in Puglia da lui. La conduttrice lancia il filmato. La dama trova la casa disordinata e si chiede come mai non sia vicino al mare. Gianni e Tina sollecitano Angela ad ammettere la verità. Non è interessata Raffaele. Alla fine i due decidono di non vedersi più. Il cavaliere si commuove. Una signora interviene e spiega di essere interessata a lui e di averglielo già fatto capire. Non si sono né visti né sentiti a causa della distanza, vista come un problema per la loro frequentazione. Alla fine la dama dice che si può trovare una soluzione, magari stando qualche mese da lei e qualche mese da lui. Decidono di risentirsi. Si parla di David e Monica, una ragazza giunta a Uomini e Donne nel corso della scorsa registrazione, appositamente per lui. Sono usciti una sola volta. Lui vuole chiudere, in quanto non gli è andato giù il fatto che pensasse più a criticare le presenti che a concentrarsi su di lui, ad approfondire. Lei non la prende bene. Pamela vuole sapere perché David prima ha battibeccato con lei e poi l'ha guardata e le ha fatto un sorriso. Lui dice che questo suo modo di fare rientra in quello che è il suo carattere, ma Pamela ha qualcosa da ridire, ma non lo fa perché lui è stato un po' freddo. Ammette che si piacciono, ma che il primo passo ancora non è stato fatto. La dama poi parla di Pino, affermando che fino ad una settimana fa hanno avuto modo di sentirsi, ma adesso non più. Aggiunge che il cavaliere, nel corso di una discussione, ha un po' esagerato e che per questo motivo vuole interrompere la frequentazione. In passato ha subito dello stalking e non vuole rivivere certi momenti. Lo vede aggressivo e dopo aver raccontato cosa è successo nei minimi dettagli ha una forte reazione emotiva che la porta ad abbandonare lo studio. Quando rientra, Maria le chiede con chi vuole ballare e lei sceglie David. La reazione forte di Roberta. Si parla di Gianluca. Scopriamo che è uscito con Valentina e che è stato molto bene con lei. C'è forte intesa. Roberta si arrabbia e minaccia di interrompere la frequentazione dal momento che si sono visti più volte e che lui è andato addirittura a trovarla. E adesso cosa fa? Esce con un'altra? Denise accusa Roberta di aver visto Sebastiano, ma lei non ci sta e spiega che non è stata la stessa cosa, in quanto non ha accettato le avance del cavaliere e che durante l'incontro, una cena, non faceva altro che pensare a Gianluca. Poi prende il cartellino, lo lancia addosso all'uomo e scappa via piangendo. Gianluca la rincorre. Tina saluta.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.